Dunque, il comitato di cui faccio parte mi ha incaricato di occuparmi di una cosa che non c'è più, come avrete capito, che è il parco agroalimentare. Siccome non si vede più, allora credo che il senso della vista non mi serva per illustrare questo. Mi serve però la parola. Il professor Lagnado ci ha illustrato molto bene che cosa è diventato il parco, però il nostro compito era quello di ritornare al testo dei referendum che i cittadini hanno votato e capire anche la sua genesi. Come mai abbiamo un testo referendario così sproporzionato rispetto a quello che si sta verificando sull'Expo? Ma noi semplicemente, il testo lo vedete alle mie spalle, noi semplicemente abbiamo fatto una lettura di quello che era a suo tempo praticamente il master plan dell'Expo. Io devo dire che ho molta comprensione per l'angoscia dell'assessore Boeri, non tanto su temi culturali che ha mantenuto, ma su temi Expo, perché è proprio dovuto alla sua firma e alla firma di altri due illustri architetti, il progetto di master plan che potete ancora vedere sui siti, se digitate master plan Expo 2015, trovate bellissime figure in cui viene rappresentato questo parco agroalimentare della bellezza di 800.000 ettari. Di 80.000 ettari, no, scusate, erano 800 ettari che sono da confrontare con quelli del Central Park di New York, che sono 320 ettari, questo per dare una dimensione. E poi pretendeva che questo parco agroalimentare rappresentasse una connessione con i parchi a nord e a sud, il parco delle Groane, il parco sud agricolo, e una connessione anche col sistema delle acque che veniva notevolmente arricchito e vitalizzato con lo sviluppo di Expo 2015. Beh, sono esattamente le parole del master plan che sono state trasferite nel referendum. Quindi i cittadini hanno votato in 500.000 di mantenere una cosa che nel frattempo era scomparsa. Allora, questo mi pare un'abitudine un po' stravagante, come dire. Ma volete votare per un referendum elettorale? Ma stiamo scherzando, non c'è più la legge elettorale, si voterà sul palchetto come fanno gli svizzeri. E la sostanza del problema è questa, anche se è stata descritta con molte nuance dal professor Lagnado. Allora ci troviamo di fronte a un sopruso, di fronte a un'operazione che è andata esattamente contro la volontà dei cittadini. Allora la mia conclusione è questa. È vero che ci sono delle aperture mentali, intellettuali. Alla domanda rivolta alla Giunta se c'era ancora il parco agroalimentare, la risposta è stata no. C'è una piastra espositiva. Io ho la vaga sensazione che siano due cose un po' diverse. C'è una piastra espositiva che verrà demolita alla fine, difatti ci ha detto il professor Lagnado, il terreno verrà restituito scorticato. L'occasione di fare un parco agroalimentare con l'Expo 2015 era un'occasione unica, non credo che poi si troveranno facilmente le risorse per farlo. Però c'è una regola referendaria nello Statuto del Comune di Milano che dice che vale un principio tipicamente anglosassone, che è quello che dice comply or explain, o aderisci o spieghi perché non hai aderito. Noi siamo in attesa di questa spiegazione, nel frattempo siamo aperti a tutte le varianti, possibilità, eccetera, che si potessero sviluppare e che ci faranno anche togliere la benda che ci siamo messi. Grazie. Grazie Franco.